ed è quella che potremmo chiamare il prossimo gioco. Qual è il prossimo gioco? Vale la pena di chiederselo. Dal momento che questo ormai lo abbiamo sotto gli occhi, è difficile immaginare qualcosa diverso dalla guerra euroasiatica per i prossimi anni. È difficile immaginare qualcosa di diverso da uno scontro planetario tra nazismo e fascismo. Questo è quello che ci è destinato nel tempo che viene, è però una immaginazione che va oltre, si sta già presentando sia nell'immaginazione del potere che nell'immaginazione dell'intelletto collettivo, della corporeità dotata di cervello, e quell'alternativa è tutta relativa al cervello per l'appunto. E da una parte l'annuncio del presidente americano Barack Obama del mind activity mapping, del brain activity mapping, scusate, cioè della mappatura del funzionamento del cervello per il grande progetto scientifico del prossimo decennio. È tutta scritta nell'attuale progettazione di Google. Se proviamo a capire che cosa Google sta facendo, vediamo che sempre di più, con progetti come quello relativo a Google Glass o con il processo di progressiva mappatura del mondo, o con il processo di progressiva sottomissione dell'attività cognitiva ad automatismi, la linea che Google sta seguendo è la linea che Ray Kurzweil, che in questo momento che da poco tempo è diventato il direttore dell'ufficio ricerca e sviluppo di Google, da tempo delinea con l'espressione transumana, transumano, che per l'appunto significa la definitiva penetrazione degli automatismi all'interno dell'attività cognitiva del genere che un tempo chiamavamo umano. Ecco, questa è l'immaginazione che il potere procede a realizzare, ma dall'altra parte la mente collettiva inventa continuamente e inventa su questo terreno possibilità alternative. In fondo, se un'eredità rimane da Occupy è proprio quella della riattivazione del corpo collettivo di un cervello, di un general intellect, un intelletto generale che ha perduto contatto con la propria corporeità. La riattivazione della corporeità. In qualche modo il problema che noi credo ci troveremo come prossimo grande gioco, al di là dell'immane catastrofe che è iniziata, anche se cerchiamo di non vederla, il gioco che viene riguarda non più la storia in un certo senso, ma l'evoluzione del cervello umano. La questione è: ma può la coscienza, può l'autonomia, può la libertà occuparsi dell'evoluzione? Ecco, la domanda, a mio parere, è questa. Grazie.